Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, tra poche ore la finale del Grande Fratello VIP. I sondaggi si dividono: se da un lato c'è Nikita Pelisson vincitrice a un buon 60%, dall'altro lato c'è un'Oriana Marzoli che potrebbe rimontare, sta rimontando su alcune percentuali. Ricordiamo che Oriana Marzoli potrebbe essere anche votata dalla Spagna e dal Venezuela, dove è molto amata e acclamata, inoltre ha tantissimi follower sui social ed è sicuramente una di quelle che ha fatto il Grande Fratello VIP 7, diciamola tutta. Edoardo Tavassi non sembra avere tantissimi consensi, lo scivolone, l'ultimo scivolone che ha avuto, inoltre lo ha penalizzato tantissimo, così come la sua fidanzata Micolin Corvaia, che è arrivata in finale ma da lì sembra non muoversi più. Le percentuali sono molto basse, salvo colpi di scena. Non crediamo che sicuramente potrebbe salvarsi e arrivare sul podio. Il podio quindi dovrebbe vedere proprio Nikita e Oriana, che si giocano la finale con il terzo posto, che dovrebbe essere proprio di Milena Miconi, almeno dalle ultime notizie. Già Ele ha perso anche tantissimi consensi. Amici di Nova News 24, vi diciamo inoltre perché Oriana Marzoli potrebbe rimontare. Potrebbe rimontare innanzitutto perché è stata lei ad essere la prima finalista, quindi potrebbe avere tantissimi consensi che non si sono viste in queste ultime settimane. Poi vi diciamo inoltre che Oriana Marzoli, essendo molto amica sia di Luca Onestini, e la relazione con Daniele Dal Moro potrebbe tirare dalla sua i fan sia di Daniele che di Luca. D'altro canto Nikita Pelisson si è un po' isolata dal resto del gruppo e potrebbe avere solo dalla sua i fiordelisi, ovvero i fan di Antonella e ovviamente qualcuno anche di Edoardo, Donna Maria, ma sono tutti insieme detti Donna Lisi. Intanto amici di Nova News 24, vediamo che la finale del Grande Fratello VIP sta sicuramente raccogliendo sul web tantissimi consensi, c'è un impatto mediatico incredibile. Intanto vogliamo sapere da voi chi secondo voi la spunterà tra Nikita Pelisson e Oriana Marzoli. Vogliamo sapere la vostra opinione, mi raccomando, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.